Ernesto, una vittoria veramente clamorosa, grossa aggregazione difensiva, una partita veramente su altissimi livelli dal primo al 40° minuto contro una squadra che non scopriamo di certo noi, una di quelle più attrezzate del campionato. Sì ragazzi, è stato veramente veramente super, hanno avuto un atteggiamento fantastico. Se c'è una cosa che gli avevo chiesto era quello di saper giocare contro questa squadra, una squadra che difende proprio con 69 punti vincendo, quindi non sono tantissimi, eppure loro difendono bene. Allora io gli ho detto difendiamo forte sempre, sempre, indipendentemente da quello che succede in attacco. Questa era la prima regola che io gli avevo dato e loro hanno messo un atteggiamento in campo veramente super, spettacolare. Per la prima giornata pensare di avere una squadra che lottasse così già da subito è fantastico. Però ti devo dire la verità, loro durante la settimana lavorano tanto, con tanta voglia, li devo quasi frenare, vogliono allenarsi anche troppo, sembra paradossale. E mi fa piacere che qui hanno avuto un risultato del genere, perché se no fargli scendere quell'entusiasmo mi sarebbe dispiaciuto. Paradossalmente il primo quarto ha chiamato subito un time out sul 9-2 per loro, però Genova aveva preso buoni tiri, tanta sfortuna, buoni tiri. Poi però da lì piano piano il pareggio nel corso del secondo quarto, poi nel terzo quarto il là. Ottima scelta, se mi permette di dire, la zone press che ha dato tanta difficoltà in attacco a Pescara. Sì, sul primo time out noi abbiamo detto quello, abbiamo detto proprio che dovevamo essere bravi a fare quello che ti ho detto prima, cioè che ci eravamo detto in settimana, perché i tiri non erano tiri brutti, tra l'altro forse uno o due, però non erano entrati dentro. Quello è il momento in cui secondo me loro sono stati bravi, hanno fatto un ragionamento da grande squadra, cioè anche quando le cose non vanno in attacco non mollare dietro per provare a fare qualcosa di utile, loro oggi sono stati capaci. Quando riguarda il pressing è qualcosa che avevamo messo dentro da un po', secondo me lo stanno facendo sempre meglio, speriamo che continui così.